Buongiorno, siamo qui da Antonio Dalla Conca, un carissimo amico, il quale vive e lavora in un posto meraviglioso tra cielo e mare celeste. È un'attività che nasce dal 1957 col suo papà Mario Cafiero e adesso lui ci racconterà la sua storia e la sua avventura che è incominciata poi nel 2002 con questo fantastico ristorante che è gestito da lui e dalla sua meravigliosa famiglia. Caro Antonio, buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontaci un po' questa avventura, questa tua storia. Sì, come hai già detto, il ristorante nasce nel 2002, ma ancora prima dentro di me c'era questa immensa passione per quello che è la gastronomia mediterranea, in modo particolare per quella del mio e del nostro paese. Questa meraviglioso lembo di terra che si estende nel golfo di Napoli. Antonio, i tuoi segreti, svelaceli. I miei segreti sono la semplicità. La semplicità nei piatti è per lo più non buoni, ma di eccellenza. Materie prime che vengono proprio dal frutto dell'esperienza e da una valutazione attenta. Un menù soprattutto basato su quello fresco che si riesce a recuperare in giornata. Antonio, so che hai ricevuto un premio molto importante. Ci vuoi raccontare questa bellissima esperienza? Perché penso che per essere un professionista, penso che alla fine sono gratificazioni che riempiono il cuore, anche perché tu sei un coraggioso, sei un determinato e quindi. Sì, abbiamo ricevuto a Roma, al Campidoglio, tramite la FIC, la Federazione Italiana Cuochi, io e altri sei chef della penisola sorrentina, un premio molto ambito da quelli che sono del settore, il Collegium Cocorum, che viene dato alle persone che in 5 lustri hanno fatto sì di portare alla ribalta, ma soprattutto di mettere in evidenza la cucina italiana. E di questo siamo tutti orgogliosi perché poi intorno a te ci sono tante persone che ti stimano e ti vogliono bene perché in quello che è il tuo messaggio, tu veramente tratti tutti con una tale accoglienza che nasce dal cuore, tutti ti conoscono in tutto il mondo, per cui sei un riferimento d'inverno, d'estate, c'è sempre una porta aperta e uno spiraglio di sole, vedi adesso è uscito questo sole fantastico e forse anche il tocco che è entrato nel tuo cuore perché hai incontrato il Papa che diciamo è oggi un riferimento per tutti quanti, è un uomo di fede, un uomo anche lui coraggioso che dice quello che pensa, cerca di cambiare le cose. Un messaggio per i giovani, per il loro futuro, qual è la chiave del proprio futuro, ecco. Ma io penso soprattutto una determinazione nelle proprie idee, accompagnate da semplicità e da grande umiltà, di sapere ascoltare, soprattutto questo. Allora, un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono e ci vogliono bene. Grazie Antonio e venite a trovare Antonio perché è sempre una sorpresa per le sue fantastiche ricette e per l'amore che mette nel suo lavoro. Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Grazie, Antonio. Carolina.